Buongiorno cari bambini, avete trascorso una buona settimana? Spero di sì. Oggi vi parlerò di un capolavoro assoluto. Questa immagine che vedete alla vostra destra è un quadro famosissimo dipinto da uno dei più grandi pittori del mondo, che era italiano e si chiamava Raffaello Sanzio. Quest'opera d'arte è forse la più ammirata al mondo e adesso vi racconterò la sua storia. Come potete vedere dal titolo, si chiama La Madonna Sistina. Questo dipinto fu realizzato da Raffaello Sanzio nel 1514 su richiesta di un grandissimo papa della Chiesa Cattolica, Papa Giulio II della Rovere. Quel papa, tanto per capirci, che fece dipingere la meravigliosa Cappella Sistina da Michelangelo. Raffaello, che è stato uno dei più grandi pittori del Rinascimento italiano, il Rinascimento è un periodo storico-artistico che intorno al 1400-1500 in cui si parla di questa rinascita dell'arte, facendo riferimento all'arte antica dei Greci e dei Romani. Ecco, quest'anno nel 2020 ricorre l'anniversario di Raffaello Sanzio, è un anno dedicato a Raffaello, infatti sono state aperte delle mostre meravigliose, soprattutto a Roma, che purtroppo a causa del coronavirus hanno avuto dei ritardi. Speriamo che presto possiamo tornare a viaggiare almeno in Italia e a visitare qualcuna di queste mostre favolose. Ecco, questo quadro fu appunto dipinto per richiesta di questo Papa Giulio II in onore di un suo antenato, Papa Sisto IV, che era un suo zio ed era morto qualche anno prima. E questo quadro venne collocato in un monastero a Piacenza, che era proprio la città di questo Papa Sisto. Adesso scoprirete il perché di questa particolarità. Innanzitutto vediamo che la protagonista assoluta è la Madonna con in braccio il bambino. La Madonna incede, cioè cammina in maniera regale, uscendo dal paradiso, andando incontro ai fedeli che si trovano in chiesa. Infatti, vedete che ci sono queste due tende semiaperte, sorrette da un bastone, queste due tende verdi sembrano quasi essere le tende di una scena teatrale, di una quinta teatrale. E sì, perché in questo quadro non siamo noi osservatori che andiamo verso l'immagine, ma sono i protagonisti di questa scena, in particolare la Madonna col bambino, che vengono verso di noi, sembrano quasi uscire dal quadro e venirci incontro. Infatti questo quadro era posto in una chiesa ed era posto in alto, sopra all'altare. Vediamo alla nostra sinistra un papa, questo è il Papa Sisto II, che era un papa antico, il 24esimo papa della storia della Chiesa, che si è tolto la tiara, che è il suo cappello, scusate, il copricapo che i papi usavano fino al secolo scorso e ha appoggiato questa tiara su una specie di davanzale. Lo vedete? La tiara è in basso a sinistra, è questa specie di cappello a cono con tre corone. Queste tre corone formano il triregno che rappresenta la regalità del Papa, la sua rappresentanza per conto di Cristo, perché il Papa era sempre stato considerato il vicario di Cristo, cioè il rappresentante di Cristo sulla terra. E il Papa, vedete che con la mano destra indica qualcuno. Chi indica? Indica noi, indica i fedeli che si trovano nella Chiesa. Il Papa è un intercessore per noi presso la Madonna, cioè prega per noi la Madonna. Dice: guarda, o Vergine Santa, questo popolo che ha tanti bisogni, ha tante sofferenze, tanti dolori, tante speranze, tanti desideri. Ti prego, esaudisci i desideri più puri e più alti del cuore degli uomini. Questo fa il Papa. Infatti il Papa, come è chiamato? Pontefice. Pontefice vuol dire colui che costruisce un ponte tra la terra e il cielo, perché il grande pontefice, il vero pontefice è Gesù Cristo in persona, il figlio di Dio fatto uomo che ha costruito un ponte tra l'uomo e Dio, tra la terra e il cielo. È Cristo la via che congiunge l'umanità a Dio. E il pontefice, cioè il Papa, è il suo rappresentante sulla terra che svolge le funzioni di Cristo. E vediamo che il Papa si toglie questo
corona, questo triregno, in onore della Madonna. Perché? Perché la Madonna è la creatura umana più grande, più sublime di tutto l'universo. E quindi il Papa, pur essendo l'uomo più importante della Terra, davanti a lei si inginocchia, impallidisce e in segno di grandissima umiltà e riverenza si toglie questa corona. E invece vediamo sulla nostra destra una donna bellissima, dolcissima. Vedete, Raffaello è famoso per le sue Madonne e le sue donne, perché lui, come nessun altro, ha saputo rappresentare la bellezza più pura. Questa donna meravigliosa è Santa Barbara. Santa Barbara è una santa venerata proprio a Piacenza, dove si trovava questo quadro. Vicino a lei, e poi quando io vi manderò l'immagine, voi la potrete ingrandire e potrete vedere meglio, vicino alla spalla sinistra di Santa Barbara e vicino alla tenda, si scorge una torre. È il simbolo proprio di Santa Barbara, perché ogni santo ha un simbolo che lo rappresenta. Santa Barbara era una ragazza pagana, cioè non cristiana, che venne rinchiusa da suo padre in una torre con l'obbligo di studiare le scritture pagane. Ma lei si convertì al cristianesimo e divenne martire, cioè testimone della fede in Cristo. E Santa Barbara ha lo sguardo rivolto verso il basso. Anche lì vediamo che questo sguardo è rivolto verso i fedeli, cioè verso di noi. Sguardo pieno di dolcezza, uno sguardo purissimo e ha le mani incrociate verso il petto, anche lei in ginocchio verso la Madonna, quasi a implorarla di avere misericordia, avere pietà per tutti i cristiani. La Madonna è di una bellezza incomparabile. Bambini, questo quadro è stato visto e ammirato dai più grandi artisti anche dello secolo scorso, artisti internazionali, scienziati, uomini di fama, e sono tutti rimasti estasiati da questa immagine. Pensate, davanti a questa immagine c'è gente che è svenuta a causa della sua bellezza, questo sentimento di estasi davanti ai quadri si chiama sindrome di Stendhal. È quando la bellezza ti rapisce e tu, il tuo cuore non riesce quasi a sopportare questa bellezza e quindi cadi in una specie di svenimento, in un'estasi. Ecco, questa Madonna così bella, vedete, ha uno sguardo dolcissimo, ma allo stesso tempo tremendamente serio. Lei incede come una regina, ma i suoi vestiti non sono quelli di una regina, sono dei vestiti umanissimi, quelli di una fanciulla. Eppure Raffaello, vedete, non ha avuto bisogno di rappresentare corone o ori per far capire che Maria è regina, perché è la sua bellezza, la sua espressione, la sua umiltà e la sua umanità che proprio fa trasparire questa regalità. È una fanciulla giovanissima che, vedete, cammina lieve, leggiadra sopra a una nuvola. E lo vediamo che questo passo è quasi contorniato da un vento. Vedete il vestito che svolazza in tanti drappeggi, in tanti pieghi. Come vi ho già spiegato, la veste rossa e azzurra ha questa duplice simbologia. L'azzurro sta a significare il celeste, il divino, cioè la Madonna che è immacolata, che è madre di Dio, che per grazia ricevuta da Dio è stata assunta in cielo, è incoronata regina del cielo e della terra ed è la Theotokos, la madre di Dio. La veste rossa rappresenta la regalità di Maria, perché i re portavano una veste color purpura, ma anche la sua umanità. E lei porta in braccio il bambino Gesù che è adagiato tranquillamente, serenamente sulle braccia della madre. Lei lo porta, lo offre al popolo dei fedeli che contempla. Perché vedete, il figlio di Maria, Gesù, non è per lei, non è la sua proprietà, ma è per tutti gli uomini. Lei in questo momento, mentre porta questo figlio in braccio, questo figlio che ha gli occhi seri, ha uno sguardo serio, ha uno sguardo quasi da adulto, perché la Madonna lo sta offrendo e sa quale sarà il prezzo da pagare per questa offerta. Lei con i suoi occhi vede il futuro di questo bambino, vede il Golgota, cioè il Calvario, la croce, e anche il bambino divino, Gesù,
pur essendo sereno e sicuro nelle braccia della madre, vede con il suo sguardo il suo futuro, il suo destino, cioè la croce, e la accetta. La madre accetta il futuro del figlio, il figlio accetta il suo futuro, il suo destino, ed è questa la loro regalità. È andare incontro al loro destino senza tremare, senza paura, senza nascondersi, anzi con decisione, con fermezza, con una volontà. La Madonna e il bambino, il figlio di Dio, non sono vittime del loro destino, non subiscono il loro destino, ma vanno incontro con orgoglio, con fierezza, con coraggio al loro destino. E questo li rende divini e umani, perché vedete, non c'è niente di più divino che un'umanità vissuta veramente come Dio la vuole, cioè andare incontro a testa alta, con lo sguardo fisso al proprio destino e accettarlo. Questa, guardate, che è la cosa più difficile da fare nella vita, accettare il proprio destino con tutto quello che comporta, con una certezza. La certezza di essere amati da Dio, la certezza che il futuro è un futuro di speranza, un futuro di amore, che anche tutte le cose brutte che possono capitare non sono mai per il male, ma per il bene, perché come dice San Paolo Apostolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Persino il coronavirus può servire per il bene, bambini miei. Anche le sciagure della storia non sono mai per il male, perché dipende da come noi reagiamo a queste cose, dipende dall'uso che noi ne facciamo di ciò che accade nella nostra vita. È la libertà umana che davanti alle sciagure può esprimersi nella forma più alta, cioè nel coraggio, nell'eroismo, nell'accettazione. E vedete, questa Madonna viene verso di noi perché noi non siamo soli in questo destino sulla nostra terra. Noi non siamo abbandonati a noi stessi. Noi siamo in buona compagnia, siamo in compagnia dei santi che pregano per noi. Siamo in compagnia della Madonna che sempre viene verso di noi. Siamo in compagnia di Gesù che accetta il suo destino, cioè la croce e poi la risurrezione per la nostra salvezza. E poi vedete, bambini miei, questa è una finestra sul paradiso, il paradiso che viene verso di noi. E la cosa più bella di questo quadro, che l'ha reso famoso in tutto il mondo, sono quei due angioletti che, un po' placidi e un po' annoiati, osservano la scena. Vedete che sono appoggiati su un parapetto. Quel parapetto rappresenta il confine tra la terra e il cielo. E questi due angioletti sono lì che osservano, tranquilli, sereni. Sono diventati famosissimi. Forse sono più famosi gli angeli di questo quadro. Vedete, bambini miei, questo quadro, come vi dicevo, si trovava in origine a Piacenza in un convento. Poi venne acquistato dal re di Polonia nel 1700, che lo trasportò in Germania, perché a quei tempi la Germania e la Polonia erano unite, erano chiamate Prussia, e lo mise nella sua sala del trono. Pensate, questo re fece spostare il suo trono per poter contemplare quest'opera meravigliosa di Raffaello, che venne accolta con grandi feste, perché era l'opera più conosciuta e più amata di quel tempo. Poi venne messa in una galleria d'arte, la Gemäldegalerie di Dresda. Dresda è una città della Germania che nel 1945 venne bombardata dagli alleati, cioè dagli inglesi e dagli americani, perché in Germania c'era il nazismo, quindi gli alleati bombardarono tutta la Germania per sconfiggere i nazisti. Ma i nazisti non volevano che quest'opera venisse distrutta e quindi svuotarono tutta la galleria d'arte di Dresda e nascosero tutte le opere d'arte in dei tunnel sotterranei. Quando l'esercito russo, che faceva parte degli alleati insieme agli americani e agli inglesi, arrivò a Dresda per invaderla, per liberare la Germania dai nazisti, con grande stupore arrivò al museo e lo trovò vuoto. Stalin era il capo della Russia e aveva dato ordine ai suoi soldati di portare via tutte le opere d'arte che si trovavano a Dresda e di portarle in Russia. I soldati russi cercarono quest'opera e alla fine la trovarono in questi sotterranei e portarono tutte queste opere in Russia. Ma questa cosa fu un'operazione segreta. Nessuno sapeva che quest'opera d'arte era in Russia.
Infatti venne tenuta nascosta per 10 anni e restaurata dai più famosi e importanti restauratori di quel tempo, perché nei tunnel sotterranei era stata danneggiata dall'umidità. Nel 1955 Stalin, per trovare una soluzione di pace, fare una sorta di pace con la Germania e per celebrare i patti di Varsavia, che erano i patti che avevano posto fine alla Prima Guerra Mondiale, restituì quest'opera d'arte alla Germania come segno di pace. Quindi dal 1955 questo quadro tornò a Dresda. Ma pensate, prima di restituirla, Stalin la fece esporre nel museo Pushkin, che era un museo di Mosca. E tutti andarono a visitarla. Pensate, in quei mesi, perché fu esposta solo per alcuni mesi, 1.200.000 persone andarono a vedere quest'opera, tanto che il museo doveva restare aperto dalle 7 del mattino alle 11 di sera, e tutti rimasero estasiati dalla bellezza divina che esprimeva quest'opera. Tra l'altro, una leggenda racconta che Raffaello ebbe un sogno, una visione della Madonna che gli si presentò di notte e lui la dipinse proprio così. Quindi c'era anche questa sacralità intorno all'origine di questo quadro. E vedete, i russi hanno un'anima profondamente religiosa, perché in Russia c'è la tradizione ortodossa della Chiesa, che durante il comunismo venne messa da parte perché era vietata in un certo senso la religione, ma poi tornò in auge dopo, e quindi nei russi ci fu sempre uno spirito religioso. E pensate, anche Stalin, che era il comandante della Russia, che era ateo, cioè non credeva in Dio, però aveva questo spirito religioso dentro di sé, perché era lo spirito della tradizione russa. Tant'è che lui usò anche delle icone della Madonna per proteggere la città dai tedeschi mo da Mosca, cioè protesse la città di Mosca dall'invasione nazista, usando questa icona, confidando nella potenza della Madonna. Poi magari in un altro momento vi racconterò questo aneddoto. Ecco, pensate, uno dei più grandi scrittori russi, Dostoevsky, amava moltissimo quest'opera d'arte e la contemplò moltissime volte a Dresda. E Dostoevsky fu l'autore di una frase famosissima, cioè "La bellezza salverà il mondo". Questa frase lui l'ha concepita proprio davanti a quest'opera. Lui stava ore e ore e ore davanti a quest'opera d'arte, immergendosi di questa bellezza. Dostoevsky diceva che l'uomo ha bisogno di pane per vivere, ma allo stesso tempo ha bisogno di bellezza, perché la vita senza bellezza non è vita. La vita umana ha bisogno della bellezza, vedete, bambini miei. E noi, in questo periodo in cui siamo dovuti stare in casa per tanto tempo, abbiamo mangiato, sì, però ci è mancato qualcosa, l'incontro con la bellezza, perché la bellezza, anche questa, è una cosa che unisce l'uomo a Dio, l'umano al divino. Ecco, bambini miei, vi ho detto un sacco di cose, mi appassiono perché io amo l'arte e amo molto l'arte sacra. E vedete, l'ora di religione a scuola è importante ed è utile, perché così voi imparate qualcosa in più sulla cultura. Voi potete andare in giro nei musei di tutto il mondo e vedere tantissime opere d'arte e saperle decifrare. Perché, come vi ho già detto, la maggior parte delle opere d'arte che si trovano nei musei più ammirati e più famosi del mondo sono opere di arte sacra, soprattutto di arte cristiana. E quindi, se noi conosciamo i significati, i simboli, le storie, i personaggi, noi possiamo veramente apprezzare queste opere d'arte. Detto questo, io vi saluto, vi chiedo proprio di ingrandire questa immagine. Quando la riceverete, state lì davanti a questa immagine, guardatela in silenzio, assorbite con i vostri occhi, con gli occhi della vostra anima, la bellezza che traspare da questa immagine. Lasciatevi colpire da qualcosa e cercate sempre nella vita la bellezza, perché vedete, la bellezza, la verità e la bontà sono una cosa sola. E per i cristiani, questa cosa sola, che è la bellezza, la verità e la bontà, è Dio. Vi saluto, bambini miei, buona settimana. Ciao!